Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre camminava lungo il mare di Galilea, Gesù vide due fratelli, Simone chiamato Pietro e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. E disse loro: "Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini." Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo figlio di Zebedeo e Giovanni suo fratello, che nella barca insieme a Zebedeo loro padre riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. La versione che cita Matteo della chiamata degli Apostoli ha un valore particolare, visto che lui stesso è stato conquistato dalla persona di Gesù e trascinato dalla forza che da essa emergeva. Sono bastate poche parole, vieni e seguimi, per abbandonare una professione sulla quale non solo loro, ma anche le loro famiglie facevano affidamento per vivere. Quella che sembrava una giornata qualsiasi si è rivelata essere lo spartiacque della loro vita, perché da quel momento tutto per loro è cambiato. A pensarci bene, la loro risposta è impressionante, visto che lasciano tutto per seguire Gesù. Matteo calcola proprio sulla parola euteos, un avverbio che ha sia un significato temporale, traducendosi con immediatamente, ma anche qualitativo, suggerendo il senso di interamente, senza riserve. Ne rendono testimonianza le reti rimaste intrecciate per metà. Qualcuno sarà dovuto andare a finire il lavoro, altrimenti la notte seguente non avrebbero potuto pescare. A questo subito, nel Vangelo di Matteo fa da contrappeso un'altra figura che invece indugia di fronte all'appello di Gesù, il giovane ricco. Nel suo caso è il movimento opposto, è lui ad andare da Gesù, infine tra coloro che hanno delle domande di chiarimento da rivolgere al Maestro. Di fronte alla radicalità e alle conseguenze di quell'euteos che agli apostoli era venuto apparentemente spontaneo, questi reagisce in modo opposto, tornandosene a casa triste. Ci viene spiegato che era molto ricco, ma a dire il vero anche Giovanni e Giacomo erano benestanti, eppure hanno reagito lasciando l'impresa paterna. Ma questi ultimi non vengono definiti come questo personaggio, presentato al contempo ricco e giovane. La parola ricco, plousios, viene dalla stessa radice di pleos, che significa pieno. La ricchezza, infatti, è ciò che riempie la sua vita e che lo rende pieno, e pertanto non c'è spazio per altro. Mi è anche presentato come neaniskos, cioè qualcuno che non è ancora maturo. È Gesù a presentarsi ai discepoli cogliendoli in un momento speciale della loro esistenza, al giungere di una maturità esistenziale che gli faceva rendere conto che la vita non si poteva ridurre a quello che stavano conducendo. In loro l'attesa della salvezza che caratterizzava l'intero popolo di Israele era diventata la loro attesa personale di una pienezza che il mondo non può offrire. Gesù è arrivato al momento in cui lo Spirito aveva fatto maturare loro questa consapevolezza e pertanto hanno potuto intuire la portata dell'offerta che gli veniva fatta e quindi accettare in modo pieno, diremmo oggi radicale. La parola di Dio in quanto forza, volutamente non invasiva, chiede un assenso che necessita di un contesto, anche questo preparato dallo Spirito, che porta alla nascita di un momento opportuno in cui le cose possono avvenire. Non scoraggiamoci se non vediamo il compiersi di queste conversioni, poiché forse ci troviamo nella fase preparatoria e quindi in attesa di un contesto in cui la parola di vita che Gesù è possa esprimersi in tutta la sua forza inclusiva.